Proviamo a prenderne una. Ciao a tutti da Carinelle. Oggi inizieremo Fran Bow. Vestiremo quindi i panni di una ragazzina di nome Fran, che si ritroverà ad affrontare il trauma della perdita dei genitori, risvegliandosi in una clinica psichiatrica. Siete pronti per il trauma, bambini? Va tutto bene, non credo. Ok, mi sento in paradiso. Vede i miei genitori. Molto belli, lo ammetto. Sembrano felici. Oddio, il padre sembra un po' accigliato, ma. Ha un regalo per me. Cosa sarò mai? Una testa mozzata. No, un gatto. Ah, è così dolce e carino. È oscuro come la notte più scura. Mr. Midnight. Cioè, che bel nome. Lo apprezzo, dai, è carino. Il mio migliore amico. Cioè, appena incontrato già il migliore amico. Brava. Il mio unico amico. Bene. Quindi un'altra bambina disagiata. Ok, stavamo facendo cena quando è arrivata la zia Grace. Cioè tutta la famiglia. Lei mi piace molto. Ma i genitori sono andati via, è venerdì. Ah, è rimasta la zia Grace a occuparsi di lei. Ma che carino il gatto che mangia dalla ciotola. Ci stavamo divertendo così tanto. Anche il gattino era felicissimo. Ah, questa volta è lunedì e sta giocando col gatto. Ma qualcosa sente che va veramente ma. Va veramente male. Tipo, ho il mostro alla finestra? Ecco, infatti, c'è una strana creatura fuori dalla mia finestra. Non mi piace, mi spaventa. Beh, giustamente, cioè. Improvvisamente ho sentito qualcosa. Ah, la mamma che urla! E lei voleva vedere che cosa c'era che non andava. Una luce soffusa entrava dalla camera dei genitori. È andata vicino. È vicino. Oh cavolo, li hanno uccisi. Cioè, lo sapevo già che sarebbero morti, ma non pensavo così. E lei sanguina dagli occhi. Oh cavolo. Ok, non mi stupisce che lei abbia un trauma. Porca miseria. Ah, ok, quindi è scappata dalla casa nel bosco. Oh, non finirà bene. Però che carino il gattino che rimane con lei. Che dolciotto, lo voglio anche io quel gatto. Oh no, mi sa che sta arrivando il cattivo. E lui scappa. Ma sei il nostro migliore amico, cioè, non dovevi difenderci? Ah no, magari sono quelli della clinica psichiatrica. Fran, per favore, segui la mia voce. Quando conterò, fi cioè, conterò fino a tre e tu ti sveglierai. Uno, due, tre. Funziona. Fran, come ti senti? Ah, devo rispondere io. Mi sento morire o mi sento. Dai, diciamo che si sente bene. È solo triste vedere le stesse cose. La tristezza è qualcosa con cui tutti hanno a che fare. Allora, voglio trovare il killer e voglio andare a casa. Ma oddio, trovare il killer in realtà non ti riporta indietro i genitori. Secondo me una bambina direbbe più che vuole andare a casa. Non puoi andare a casa, Fran, devi prima stare meglio. Ok, non sono pazza, beh, però oddio, il trauma ce l'hai, quindi io resterei comunque a farti aiutare. Diciamo che ti serve il gatto. Allora, devo andare via da qui, mi serve il mio gatto. Il tuo gatto è scomparso, è impossibile riaverlo indietro. Cioè, dai, però, che tragico, magari sarà ancora là. Ma adesso qualcosa per te, Fran. Dai, facciamo l'entusiasta. Oh, really? Che accento British che mi fido. Allora, vedi la scrivania? C'è un piccolo pacchetto per te. Oh, è il mio compleanno? No, è dalla zia Grace, prendilo. Secondo me la zia Grace comunque ha fatto qualcosa che non doveva. Adesso questa la dico, potrei sbagliarmi, ma. Allora, il pacchettino sulla scrivania è questo? No. Ah, ho fregato il portafoglio della madre. Perfetto. Lo devo aprire perché potrebbe esserci qualcosa dentro. Vediamo un po'. Vorrei esaminarlo. Allora, carissima Fran, qui c'è il borsellino che ti piaceva così tanto. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere comunque averlo. Quando ti ho pensato, mi sono ricordata che ti piaceva esaminare gli oggetti e combinarli con altre cose. Cioè, questo è il modo più strano per spiegarmi i comandi del gioco che io abbia mai visto.
Quindi spero che tu terrai sempre questo borsellino e che per ogni altra cosa che troverai ne farai buon uso. Non dimenticare mai che la creatività è assolutamente il regalo più grande che hai. Ah, è il regalo da mia zia questo. È preoccupata per me. Lo immagino. Sono preoccupata anch'io. Perché non sono pazza e sono ancora qui. Smettila, sei fuori controllo, giovane ragazza. O ragazzina, forse suona meglio. Allora, sono così stanca di tutto questo o posso andarmene? Boh, diciamo che siamo stanche, dai. Voglio solo tornare nella mia stanza. Sì, puoi andare, ma prima che tu lo faccia è tempo per che tu prenda le tue nuove medicine. Quali medicine? Non mi sembra felice, Fran. Allora, si chiama duotine e ti farà sentire più rilassata. Infermiera, siamo pronte. Non mi piace tanto. Qualcosa di nuovo oggi, dottor Dern? Niente al momento, le stesse visioni di prima. Oh, vedo. Tieni, Fran, prendi la tua medicina. Immagino che sarò molto contenta di prenderla. Ho preso direttamente tutta la pillola. Perfetto, ora posso esaminare... Ah no, non mi sento bene. Cavolo. What? Oh no, riportala indietro nella sua stanza. E infermiera, non lasciare che succeda questo di nuovo. Ma ho capito, sono loro che mi hanno dato sta medicina. Ok, che magari dovevano ancora capire se funzionava, però, cioè... Nel momento in cui mi rilasso vedo ste... Oddio. Stai attenta, Frambeau? Se te ne vai dal coso, l'istituto psichiatrico... oddio, ti cercherò, ti prenderò e ti porterò indietro la tua insanità mentale. Oh, il gattino! Fran, svegliati! Le medicine ti aiuteranno a scappare. Ti aspetto nella foresta! Dobbiamo andare a trovare Mr. Midnight! Io devo averlo! Oh, ti voglio bene! Anch'io ti voglio bene, Mr. Midnight, anche se ti ho appena conosciuto! Adesso penso che ci... Ah, ok, aspetta, capitolo 1, il giorno sobrio. Ci sveglieremo nella stanza, immagino. Oh, che bella camera! Cioè, con i clown tristi, i carioni inquietanti, sul serio? Cioè, e poi si stupiscono. Cara, svegliati. Sono ancora qui. Devo andarmene? Sì. Sono abbastanza d'accordo in questo momento. Secondo me le medicine che ti danno non fanno benissimo. Dunque, guardiamo questi foglietti. Rosso e piccolo, ti stai nascondendo da me. Ma chi è? Sì, ok, è un disegno di Mr. Midnight questo. Ma cosa c'entra col rosso? Non avere paura, gattino, andrà tutto bene. Sì, ok, questo. Odio il mostro, bene, ti troverò. Allora, io devo trovare Mr. Midnight. Devo trovarlo adesso, mi manca il mio gattino. Si nasconde perché ha paura. Mi ha detto che le medicine mi avrebbero mostrato dov'è. Sì, non sta affatto bene sta ragazzina. Il letto? Possiamo farci qualcosa tipo rifare il letto? Ah no, non vuole, si è appena svegliata. Perché? Ah no, non vuole andare a dormire perché ha avuto gli incubi. E questo effettivamente ci sta. Speriamo che non le cada il crocifisso in testa. E fa bene a chiederselo perché in effetti, vista la sua fortuna. Ti prenderò il naso, lo avrò. Sei un clown felice? Puoi farmi ridere? Non credo. Sto avendo difficoltà a ridere di nuovo. Beh, i clown non aiutano però. Questo cassetto è chiuso ed è una buona ragione per essere curiosi. Devo trovare la chiave. Boh, penso che la troveremo. Questo foglio cos'è? Ah, la mia cartella clinica. Ah, ho 10 anni. Ok, questa cosa non la sapevo. La paziente è stata trovata vicino all'istituto psichiatrico con segni di psicosi, giustamente. Dopo che c'è stata comunque la tragedia della famiglia, i dettagli sono messi. A fare il trattamento è il dottor Marcel Dirn, che ha provato già diverse medicine. Tutte sono state annullate a causa degli effetti collaterali. Ma siamo nel 44. Oh, e lei ha capito adesso di essere psicotica e continua a dire no, non lo sono. Effetti collaterali? Ah, forse affliggono solo una parte di lei. Guardiamo sto carione angosciante. Oh, dolce, dolce melodia, ma insomma. Ancora una volta, la la la. Fa come prima. Sei già scocciata. No, continua. Ah no, adesso è di nuovo felice. Dalla finestra? Ops, ho rotto la finestra. Però questo probabilmente mi servirà. No, lei dice che è una mano pirata per giocare poi dopo. Le tende non posso prenderle. Vabbè, ha rotto le finestre ma adesso può guardare fuori. Dovrò aggirare questa luce. Infatti c'è una torre di difesa.
Sì, la sua testa non passa dalla finestra. Ah, ci sono le grate. Io andrei prima da questo lato, magari dietro le tende. Allora, può girarci intorno per vedere che cos'altro c'è dall'altro lato. Di qua vediamo. Questo si apre? Oh, una scatola segreta! Vorrei esaminarla gentilmente. Una piccola scatola è aperta. Usiamo. Ah, una chiave! Una chiave. Forse mi apre il cassetto. Proviamo subito. Questo. Sì, ha aperto subito il cassetto, ce l'ha fatta. C'è qualcosa dentro? Cosa c'è? Ah, la foto di famiglia. Sì, comunque la zia mi convince veramente poco poco. Questa bambina è brutta come la fame. Però, porella, chi sono io per giudicare? Questa è una forcina. Secondo me la forcina aprirà poi una porta. Ne sono abbastanza convinta. Teniamole lì da conto per dopo. Intanto, oh, l'orsacchiotto è bellissimo. Possiamo prenderlo? Oh, spero che qualcuno ti ami. Ciao di nuovo, Mr. Teddy. Parliamo col bambino, dai. Ciao, Phil. Anche Phil non sembra stare benissimo, è più pallido di noi. Come stai? Iniziamo gentili, dai, come stai? Tutti dicono che sono malato, ed effettivamente non hai una bella cera, lasciatelo dire. Sono solo stupidi? No. Io direi che devo cercare il gattino, dai. No, proviamo a dirgli l'altra cosa. Conosci un modo per uscire? Giusto? Ce ne sono molti. È tutto chiuso, però. Eh sì, sai. Infatti. Ah, ma la chiave è nell'ufficio. Cosa intendi? L'ufficio quale? Forse quello della segretaria? Ho visto il dottore scrivere un codice segreto. Per aprire la porta gialla, che ancora non abbiamo trovato, ma non vuole che te lo dica. È perché lo sa. Chi? Il dottore? Chi? Secondo te? Him, cioè lui. Oddio, tutte le porte sono chiuse e tu sei una prigioniera dei miei giochi? E nessuno ti aiuterà a scappare? Ma questo è il mostro di tutti i bambini, scusate, tutti lo vedono, tutti ci parlano? Lasciami da solo, ti odio. Mamma, papà, ho così tanto bisogno di voi adesso. No, non lascerò che questo mostro mi fermi. Beh, insomma, io ci farei un pensierino a fermarmi. Allora, una volta aveva un vestito blu come quello della bambola. Non posso giocare, con te sono in missione segreta. Beh, insomma, magari distrarti un po'. Lui è Fillmore Bronston, ha 8 anni, quindi 2 anni meno di noi. È arrivato qui insieme a sua madre. Ha un comportamento paranoico, che non era ancora stata diagnosticata. Non hanno ancora guadagnato la fiducia del povero Phil e lui rifiuta di avere un interrogatorio, comunque ricevere delle domande su di lui. Povero Phil, capisco perché non ti fidi di loro, effettivamente. Ma in realtà, secondo me, stanno cercando di dare una mano. Un cavallino di legno, ti stai divertendo? Sì! Il giro della nostra vita, vai! La sedia, vediamo se fa qualcosa. Se mi siedo, eventualmente mi dovrò alzare, quindi qual è il punto di sedersi? Effettivamente! Essere seduti o non essere seduti, questo è il dilemma. Dalla porta si può uscire? No, è bloccata, ovviamente. A questo punto, guardiamo questa stanza. Qua c'è una sedia a rotelle. Sì, le tue gambe stanno bene, lo so, non... ho capito. Va bene, non puoi prendere neanche la coperta? No, ok, scusa. Da questa finestra cosa si vede? Non è facile guardare da qua. Forse è il cortile dei giochi. È probabile. Ah, lei ha anche la camicia di forza da dietro, che carina. Qua non può perché c'è l'armadio. E da questa? Ah, ecco. Questo qui è il cortile dei giochi. È abbastanza sicura che non sia una buona via di fuga questa. Oh, le piace il cosino col coniglietto. Bottiglia vuota e non le servono degli asciugamani. Lei vuole sapere cosa sta scrivendo, è curiosa. Immagino che non ti lascerò toccare niente anch'io, infatti. Sa che lei tiene le medicine, ma dove? Proviamo a parlarle. Oh, Fran, sei sveglia, bene. Per quanto ho dormito? 3 giorni? Forse. È stata la medicina che mi ha fatto addormentare. Sì, era la medicina. E questo è perché non la stai prendendo più. Allora, è successo qualcosa o ho fatto qualcosa? Diciamo che è successo qualcosa. Oh, mi sono dimenticata. Qualcosa è successo. Vedi? Non fai niente che non siano danni. Che cosa? Ah, ok, ha rotto le... La fine... Cioè, le tende. Cercavo di guardare fuori e l'ho rotto per sbaglio. Per sbaglio, lo devo aggiustare, seguimi. Sì, però, cioè, la vivi un po' male. Io la farei andare via e poi guardare le cose che stava scrivendo. Ah, è ancora nella...
Sì, se tocchi lei si arrabbia. Va bene, andiamo a parlarle allora. Manca qualcosa. Hai visto il gancio? No, no. Secondo me ci servirà, quindi no. Chiedo, che cos'è un gancio? Beh, devo andare a trovare qualcosa per aggiustarlo. Tu, piccola ragazza. Se n'è andata? Perfetto. Ora possiamo guardare sul tavolo. Dunque, questi... Ah, ok, sono cerotti per smettere di sanguinare, ci serviranno. Quale le fa schifo, non so cosa. Trauma violenti possono avere un impatto sui bambini, cambiando totalmente le loro vite normali. Per esempio, un bambino danneggiato dal trauma può avere dei deficit in diverse abilità, come fidarsi delle persone, vedere il mondo come un posto sicuro e prendere delle decisioni. A causa di questi effetti, alcuni trauma possono portare dei sintomi più severi o una malattia mentale maggiore. Per esempio, non fidarsi delle altre persone e non sentirsi sicuro del mondo. Sì, la stessa cosa. Questo può essere interpretato come paranoia. Questo è un bellissimo disegno del cervello, mi fa piacere. Il cervello sembra una tartaruga. Trauma è una parola che il dottore ama dire, effettivamente, perché sei traumatizzata. Questo che cos'è? Un report? Non si capisce un cavolo. Duotine 8H. Ok, la nostra medicina era 8H, questo dovremmo ricordarcelo, mi sa. La paziente ha dormito per tutto il tempo. Si è svegliata solo per bere dell'acqua, ma non penso che lei se lo ricordi. Dopo aver dormito è tornata a dormire. Cioè, dopo aver bevuto è tornata a dormire per 3 giorni. Non ho ben capito questa parte qua, non riesco a leggerla bene. Comunque, ricordiamoci che la medicina è nell'8H, magari è tipo un armadio. Qua? Pensa che dove sia la medicina, ma è chiuso. Oddio! È terribile, c'è una pistola. Perché ce l'ha? Vuole ucciderci tutti. E devi andarsene assolutamente perché ha paura di questa qua. In ogni caso, io proverei ad aprire un attimo. Le pillole sono dentro, devo craccare il codice e lasciamelo fare. Usa 8H. Ah, non ho visto gli altri. 8, 9, 4, 5. 8, 9, 4, 5. 8, 9, 4, 5. L'ho aperta. Perfetto. E il gatto ha detto che le sarebbero servite. Io però non le prenderei ancora, onestamente. Proviamo a prenderne una. Oh! No, no, non sono stato io. Chi l'ha fatto? Vorrei sapere anch'io la risposta. Se n'è andato via il clown, spera che non sia in giro. Qua fuori chi c'è, scusami? Oh no, è la mia testa? Datemi la mia testa indietro, per favore. Andate via, strane creature. Ma che cavolo sono tipo le tre parche? Qua c'è un coniglio? Oh, stai dormendo, dolce coniglietto. No, non credo. Bunny, svegliati. Ah, per favore, Bunny, svegliati. Ah, lasciamolo lì, ti prego. Ah! Oh mamma. Ciao infermiera. Stai bene? Non credo stia tanto bene. Però c'è un gomitolo di rana. Ah no, abbiamo preso il forchettone. Potrà infilarsi in qualcosa. Bene. Attenta dove cammini. Questo magari adesso potrebbero servire comunque gli asciugamani per pulire tutto sto schifo. Parliamo con il mostro? Vai via, creatura inquietante. Che cosa sei? Dimmelo. Ti piace vedermi triste? Ho capito, la vivi un po' male. E il topino? Hai del sangue sulla tua bocca, stai bene? Anche la mamma aveva il sangue nella sua bocca, era triste. Oh, cavolo. No, è tristissima sta cosa. Qua allora c'è il passaggio, ma io voglio prima andare a vedere di qua. Oh, oddio, il bambino. Per la felicità di qua. Perché mi guardi così, mi terrorizzi? Bill sta giocando con suo zio e lo zio è pazzo. Bill sta piangendo, povero Phil, lo vedi? Hai ucciso l'uccellino. Ma dov'è l'uccellino? La tua mamma non è felice, lo zio morirà. Ma che? E la renna? Cosa ci fa la renna? Hello? Oh no, no, la tua testa. Cerco di infilargli di nuovo la testa indietro. Ok, mi dispiace, non posso aiutarti. Mi dispiace, renna. Il cavallino è ancora uguale a prima. Lui non c'ha problemi proprio. Questa è bloccata. Se fossi più grande potrei buttarla giù. Però tu puoi vedere.
Puoi vedere praticamente il problema che ha sto bambino, immagino. Proviamo ad andare giù. No, assolutamente no, non puoi dirle questo. Ma lei deve sapere, non può lasciarmi lontana da lei. La ragione è molto più chiara, Grace. Grace è la zia? No, non lo è, voglio portarla a casa adesso. Non puoi, la condizione mentale di Fran non è ancora appropriata. Effettivamente posso solo che sostenere la tesi del dottore. Oh. Fran? Era reale? Oh, cara zia Grace, non so cosa abbia da dirmi. Il dottore non ha anima, devo andare a casa stanotte. Questa volpe? Oh no, Foxy Fox, non piangere. Ma usa la mia mano come forse un fazzolettino? Vuoi un abbraccio? Perché sei così triste? Posso usare la forcina nella porta per cercare di aprirla? Potenzialmente. Proviamo a fare questa cosa? Cioè, di solito fanno vedere nei film che riescono. Ah, funziona, ma ci sono due buchi, gli serve qualcos'altro. Anche questo. Ah, li devo combinare? Combina con questo. Ha fatto la sua chiave, ora la usa su questa. Yeah! Siamo riusciti ad aprire la porta. Cos'era quello? Ce lo stiamo chiedendo anche noi, effettivamente.